giornata a tutti e rieccoci in ascolto la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda tutti i giovedì. Scusate. Scusate un attimo, ho un attimo di problemi. Ok. Tutti i giovedì dalle ore 19 alle ore 20, la seconda parte della trasmissione, la prima parte dalle 15 alle 16.30. E in questa trasmissione concludiamo il discorso sul sentiero d'oro. Concludiamo il discorso sul sentiero d'oro perché presentiamo l'ultima congregazione della religiosità romana e vi ricordo della sacerdotale, diciamo, romana, e vi ricordo che dalle congregazioni sacerdotali romane io leggo l'aspetto che a me sta bene, cioè l'aspetto della percezione, l'aspetto della magia. E esistono chiaramente altri aspetti, perché tutte le congregazioni sacerdotali diventano parte integrante del potere, dello Stato, per cui anche degli strumenti, non tanto di controllo della gente, perché nelle congreghe sacerdotali romani i sacerdoti non si prestano a controllare la gente, però vengono controllati dallo Stato, cioè il pontefice massimo diventa l'imperatore, i vari dignitari diventano auguri, diventano edi, beh, edili erano già prima, diventano sali, diventano fratelli a Vale, anche se dopo lasciano tutte queste cariche perché seguono dopo cariche giudiziarie. Però essenzialmente i preti non si prestano al servizio dello Stato, però fanno parte comunque del comando sociale, hanno i loro interessi, hanno le loro cose e a noi invece queste cose interessano molto meno, interessa l'altro aspetto, l'aspetto della magia, l'aspetto della relazione fra l'essere umano e il mondo circostante. Queste cose a noi interessano. E su queste cose puntiamo la nostra attenzione. Adesso se avete pazienza qualche attimo. Purtroppo chi è uscito mi ha lasciato la luce spenta. Abbiate pazienza due secondi, metto un attimo di musica, vado a sistemare le luci e poi torno in radio. Un attimo solo, faccio immediatamente. Avete un attimino di pazienza. Eccomi di nuovo in trasmissione. E torno a ripetere che delle congreghe sacerdotali è. Noi prendiamo il lato magico perché è quello che ci consente di costruire il futuro. Bene, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera, vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeistiche, casella postale 53 Marostica Vicenza. Ricordandovi che domani notte sarò in trasmissione insieme a Mario di Vicenza. E parleremo un po' dei miei concetti del pazzo di Nazareth che è un po' incuriosito e vuole che glieli chiarisca, comunque ne parliamo insieme e un po' in generale di tutto quanto il discorso di Gesù di Nazareth e l'infamia umana. E vi ricordo che la libreria Sottomondo in Treviso, Via Tolpada 11, presenta la stregoneria in libreria e il 31 ottobre alle ore 17. Presenterò i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista e ciò che porta a diventare eterni nella religione dell'antica Roma. Farò una presentazione dei libri, poi seguirà un piccolo dibattito, insomma. Bene, l'ultima congregazione che abbiamo da presentare è quella delle Vestali. Il fuoco rappresenta nel mondo della ragione quanto il veggente scorge attraverso le immagini, alterando la percezione. Il fuoco è qualcosa di più, è un elemento attraverso il quale il veggente può far viaggiare la propria percezione nella numenia delle coscienze del circostante. Il fuoco rappresenta nel mondo della ragione la coscienza di sé cui la tensione del divenire dell'essere tende. Il fuoco è la tensione in atto. Questo nel mondo della magia, anche se il mondo della magia usa anche l'acqua. Vulcano e Volturno sono la stessa cosa. Hanno le stesse tensioni, la stessa fierezza, le stesse determinazioni, lo stesso respiro. Differiscono soltanto dall'elemento che li compongono e dalle necessità a cui obbediscono. Nel mondo quotidiano il fuoco rappresenta per l'antica Roma la sicurezza, il calore nelle case, la cottura del cibo, il benessere, almeno per chi se lo poteva permettere. E a Roma erano quasi tutti. Il fuoco inoltre rappresentava
il fuoco che brucia nel cuore degli esseri umani, la loro passione, il generare altra vita, con la passione e il desiderio di sviluppo e di espansione degli esseri stessi. Il fuoco era Vesta, il fuoco era Vulcano, il fuoco era il Sole, il fuoco era la Luna, il fuoco era il Genio, il fuoco era Giunone, il fuoco era Giove, il fuoco era Minerva, il fuoco era Bellona, il fuoco era il seme della vita e non poteva essere mai spento. Oggi si è abituati a considerare il fuoco come un oggetto del quale servirsi per soddisfare i propri bisogni. Spesso non vi si degna attenzione. Ma molto spesso le fiamme non sono tanto lontane da non poter trasportare l'attenzione degli esseri umani. Le vestali erano le guardiane di tutto questo. Il loro compito era quello di custodire il fuoco, e questo, proprio perché costoro lo custodivano, diventava sacro. Erano le vestali a rendere quel fuoco sacro. In compenso, la cura del fuoco permetteva alle guardiane di percorrere sentieri diversi dall'essere schiave di un marito padrone. Permetteva loro di concentrare l'attenzione cavalcando le fiamme nell'infinito dei mutamenti. La cronaca dell'impero ci racconta della struttura della gerarchia cui le vestali erano sottoposte, del loro rango sociale e dei privilegi. Nulla è rimasto delle loro attività salvo che accudire il fuoco. Ma non era quella la loro attività principale. Esse sorvegliavano Roma, non consentendo che la tensione di sviluppo verso il futuro venisse meno. Venivano avviate a fare le vestali da bambine, come scelta del pontefice, nella quale aveva grande posto l'estrazione a sorte, e fin da bambine erano educate a sorvegliare il fuoco, facendo viaggiare la loro attenzione attraverso le fiamme. Io non ho esperienza diretta, ma manipolare la propria attenzione attraverso il fuoco è una delle cose più difficili di cui ho sentito parlare. Personalmente preferisco le coscienze di sé della natura. Ma stando davanti ad una stufa alimentata a legna, più di qualche volta sono stato avvolto dalle fiamme che catturavano la mia attenzione. Diventare uno con la fiamma, percorrendo i gradini del mutamento, quando il divenire della fiamma non esiste, e questa riversa nell'essere il suo potere e la sua energia, affinché l'essere la faccia propria, facendo diventare coscienza dell'essere una piccola parte dell'energia vitale della fiamma. L'energia vitale prodotta dalla fiamma che andrebbe dispersa può condurre l'essere in zone lontane. Sia dei mutamenti che dello spazio, può dargli quella spinta che l'essere cerca per sviluppare il Dio che ha dentro e chiede di crescere. Le vestali erano esseri umani che provavano a diventare eterni attraverso la manipolazione dell'attenzione nel fuoco e facendo questo concentravano le tensioni e i bisogni della città impedendo l'attecchimento nel tessuto sociale della pulsione di morte. Le vestali concentravano l'attenzione della città inchiodandola al futuro. Poi, se una vestale non riusciva a diventare eterna e decideva di lasciare il servizio, dopo 30 anni era dispensata. La condanna per l'abbandono del servizio, in particolar modo della tensione verso il cambiamento, era terribile. La fustigazione per lasciar morire il fuoco simbolico, la sepoltura se veniva spento il fuoco dentro il loro cuore. Personalmente la faccenda non mi piace, ma è nulla rispetto alle pratiche nei conventi cristiani. Verso la fine dell'impero le vestali vegliavano sul fuoco della città, ma non v'era più distinzione quando i cristiani lo spensero, spegnendo la tensione verso il futuro della città stessa. Serena, la moglie di Stilicone, entrata nel tempio di Rea, prese dal collo della dea il suo prezioso gioiello e se lo mise indosso. L'unica cosa che bramano i cristiani è la ricchezza, e per questo sono pronti a rubare l'obolo alla vedova. L'ultima vestale, che aveva assistito a quell'oltraggio versando lacrime di disperazione, pronunciò contro Serena e tutta la sua stirpe la maledizione della dea, e questa maledizione si adempì. La sacra fiamma di Vesta si spense per sempre, Gregoriovius, Storia di Roma nel Medioevo. A Serena non è andata molto bene. Dopo l'uccisione di Stilicone, un'altra cattolica, facendo leva sul suo potere imperiale, la fece condannare dal Senato romano con false accuse e giustiziare. È Galla Placidia, eh? Comportamento normale e consono, nella morale cristiana, quando costoro si devono dividere il potere. I santuari di Vesta rimasero nascosti e dimenticati. Furono riportati alla luce nel 1883. Quando l'unità d'Italia era compiuta e cominciava il processo di ridimensionamento del potere del macellaio di Sodoma e Gomorra e dei suoi servi. Io non so se un giorno qualcuno deciderà di far rivivere il culto manipolando la propria attenzione con l'uso delle fiamme. Io so che nel Medioevo molte donne, per il fatto di accudire
al focolaio, mescolavano la tensione con le fiamme, diventando uno col fuoco, e sono convinto nessuna di loro era vergine. La scelta di bambine fra 6 e 10 anni era dettata dalla necessità di sottrarre le future vestali all'educazione del comando sociale, insegnando loro a manipolare la tensione in relazione al fuoco. Fra 6 e 10 anni, oggi anche a meno, è l'età nella quale il bambino fissa la tensione seguendo gli esempi degli adulti che lo circondano. A quell'età i cristiani usano inchiodare la tensione del bambino alla sottomissione del macellaio di Sodoma e Gomorra attraverso una serie di imposizioni che vanno dal catechizzare, ad inginocchiare, comunicare, cresimare, eccetera. Un processo organizzato in maniera tale da mettere in ginocchio il bambino rendendolo vita natural durante, dipendente dall'immagine davanti alla quale è stato messo in ginocchio, salvo che costui crescendo non sia in grado di produrre forti e violente reazioni che gli permettono di liberarsene. Questo fare necessita di una grande volontà che spesso l'adulto non ha. Si può operare al contrario, insegnare al bambino a manipolare la sua attenzione e cercare libertà attraverso la relazione fra sé e il circostante. Dai 6 ai 10 anni è più facile e viene impresso con maggior naturalezza. Chi è educato alla libertà difficilmente verrà messo in ginocchio dagli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Chi viene educato a manipolare la propria attenzione non può più essere messo in ginocchio. Per questo motivo le vestali erano potenti. Le vestali erano state sottratte ad un marito padrone e alla funzione di vacche da riproduzione, e nello stesso tempo si era insegnato loro a manipolare la propria attenzione attraverso il fuoco, spingendola nell'infinito dei mutamenti e nelle tensioni del sistema sociale. Se non bastasse, socialmente occupavano una posizione privilegiata. Non si può mettere in ginocchio chi ha fuso se stesso con libertà, non si può mettere in ginocchio chi ha fuso la propria attenzione col fuoco. Quanta rabbia facevano i cristiani le vestali. E questo è il discorso sull'ultima congregazione sacerdotale pagana. Pagana, accidenti, del paganesimo romano. Io qui ho finito la parte espositiva, la parte delle visioni del Sentiero d'Oro. Praticamente tutto quello che vi ho detto finora del Sentiero d'Oro è arte di stregoneria, cioè è praticamente il tentativo di dare una descrizione alle immagini che appaiono nella mia mente, alle immagini che io trovo nel mio sognare, alle immagini che io ritrovo alterando la percezione. A questo punto però il problema è un altro. Se io descrivo le immagini con un paganesimo, cosa succede negli altri paganesimi? Negli altri paganesimi è esattamente la stessa cosa. Se negli altri paganesimi abbiamo la percezione alterata degli esseri umani, che costruisce l'idea del divino che ci circonda, costruisce la visione del divino. Dopodiché abbiamo la ragione che costruisce una descrizione di quel divino, proiettando su quel divino gli elementi dell'essere umano. Per cui il divino che viene percepito attraverso l'alterazione della percezione viene descritto con gli elementi che ha la ragione. Siccome la ragione umana pensa che l'essere umano sia il massimo individuo raggiunto dalla natura, a quell'essere che incontra per descrivere le sue qualità, trasmette delle qualità umane. Cioè Ercole, che è un po' il simbolo della forza, che è un'immagine che mi piace poco anche se dovrò lavorarci, viene descritto come un essere umano fortissimo. Eppure Ercole rappresenta invece l'essenza della forza, cioè la forza come la materia che si apre degli spazi nel suo sviluppo. Però questa tensione viene letta invece come un essere umano molto forte. Quando viene letta come un essere umano molto forte, da qui a costruire delle leggende anche per simboleggiare alcune cose, il passo è brevissimo. E questo vale anche per Giove, vale anche per Giunone, vale per tutte le divinità che noi abbiamo nei paganesimi, vale per tutte le divinità egiziane, vale per tutte le divinità celtiche, vale per tutte le divinità greche, vale per tutte le divinità etrusche. Dopodiché un mito passa a un altro mito e viene usato per descrivere delle situazioni, per fissare degli insegnamenti. Per cui il paganesimo in realtà è un grande mare vorticoso, dove dentro ci sono tante cose e dove tante cose vengono generate anche elementi della pulsione di morte. Se
cioè gli elementi della pulsione di morte, tipo le religioni monoteiste, prendono il via dalla percezione degli esseri umani. E a mano che prendono il via cercano di stabilizzarsi e di prendere il sopravvento sull'essere umano. Cioè è una parte del divino che abbiamo attorno a noi che cerca di diventare padrone dell'essere umano. Prima delle religioni monoteiste questo non poteva avvenire perché esistevano tutta una serie di compensazioni sia nella percezione, sia nella riproduzione delle immagini, sia nella riproduzione del sentire, sia nel rigenerare le cose cioè che permetteva al paganesimo di superare quello che era l'effetto momentaneo della pulsione di morte. Dopo le religioni monoteiste, proprio per l'uso degli eserciti, per l'uso della tortura, per l'uso della religione per impossessarsi degli esseri umani, cioè per stuprare gli esseri umani, bene, quest'uso diventa eccezionale, cioè l'uso della violenza per sottomettere gli esseri umani ad un credo, ad una fede, è lo strumento che usano le religioni monoteiste. A quel punto non è più possibile articolare la percezione fuori da quello che è l'imposizione delle religioni monoteiste. Infatti noi abbiamo una serie di persone che alterano la percezione anche per condizioni naturali, alcune vengono bruciate sul rogo come streghe, altre vengono fatte sante. Abbiamo questo gioco del potere, cioè proprio delle religioni monoteiste, che ha lo scopo di impedire alle persone di impedire la nascita di qualsiasi sentire. Anche i sentire che sono legati al cristianesimo, anche a visioni cristiane, che però sono fuori dal concetto di possesso forte della Chiesa Cattolica, in quanto la Chiesa Cattolica è emanazione del Dio Padrone, bene, queste persone vengono perseguitate perché anche quel solo sentire è pericolosissimo. Basti pensare alla persecuzione di Pelagio, per esempio. Pelagio è una persona degnissima da qualsiasi punto di vista, anche della propaganda cattolica, eppure il fatto stesso che uno come Pelagio affermasse, adesso penso di non sbagliare più di tanto, che non era necessario aderire alla Chiesa Cattolica per avere la grazia, cioè per essere in grazia divina, bastava comportarsi bene, bene, solo per questo doveva essere ammazzato. Perché? Perché ogni istinto di libertà, ogni lettura di un passo di libertà diventava automaticamente pericoloso. Per cui, mentre il paganesimo prima aveva le sue compensazioni, cioè aveva al suo interno le forze per compensare ogni trasformazione che era in corso, dopo, con l'avvento delle religioni monoteiste, con l'avvento del cristianesimo, del cattolicesimo in particolare, questo non è più possibile. Non è più possibile perché vengono ammazzate sistematicamente la gente viene torturata e massacrata. Non esiste neanche la possibilità di dire forse, ma non so. Cioè tutte quelle persone che sentono questa trasmissione, che dicono ma io, il Gesù per me è in quel modo, o per me il Gesù è in quel modo. Ricordatevi che voi, se non aderite perfettamente all'interpretazione del momento, data dalla Chiesa Cattolica, voi sareste bruciate sul rogo. Pensate a Savonarola, che adesso stanno pensando di farlo santo, vanno bruciato sul rogo perché non aderiva perfettamente all'insegnamento della gerarchia cattolica. Dopo 500 anni, magari dopo te lo fanno santo. Non è... Però il fatto stesso di chiedere qualcosa di diverso degli ordini della gerarchia cattolica, che si identifica col pazzo di Nazareth, si identifica col Dio distruttore di Sodoma e Gomorra, bene, solo per questo andavano bruciati sul rogo. Pensate, Savonarola, noi lo conosciamo nome e cognome, ma pensate a tutti i milioni di persone che noi non conosciamo nome e cognome. Cioè, tutte quelle persone torturate giornalmente, quotidianamente, terrorizzate dal parroco, cioè, è una cosa sistematica. Voi pensate, il controllo militare attraverso la confessione fu una roba, è una cosa veramente spaventosa, cioè chi non si confessava, chi non faceva la dritta al prete, eccetera, erano tutte persone che rischiavano di andare sul rogo. Bene, e questo che vi avevamo detto, allora, il sentiero d'oro, io vi ho parlato della religione romana, delle immagini lette attraverso l'antica religione romana per quello che è rimasto. Bene, la stessa cosa, operazione, possiamo farlo con qualsiasi paganesimo. E in qualsiasi paganesimo troviamo le sue degenerazioni, in qualsiasi paganesimo troviamo le nobiltà, da qualsiasi paganesimo noi possiamo andare e prendere.
allora, proprio perché noi siamo dei costruttori di futuro, da ogni paganesimo prendiamo quello che ci serve per costruire il futuro. Per cui la costruzione del futuro appartiene a noi, non è determinata da qualcuno, non c'è una verità a cui adeguarsi, ma è determinata da noi. Ebbene, nel momento stesso che è determinata da noi, io devo mettere in campo quello che è il paganesimo, quello che è la lettura del paganesimo. E la lettura della determinazione passa attraverso la devotio. Tutte le immagini che vi ho lette finora vengono sintetizzate all'interno della devotio. Voi conoscete la devotio perché io vi ho spiegato immagine per immagine ancora l'anno scorso. Dopo ho interrotto, riprenderò quando ne avrò la possibilità di andare avanti immagine per immagine. Per cui qui non vi reciterò la devotio perché la devotio è il massimo della sacralità che esiste per un pagano. Naturalmente la devotio può essere cambiata, però vi darò una sintesi della devotio. Bene, la premessa, vi leggerò adesso la premessa della devotio, del sentiero d'oro. Percorrere un sentiero è una scelta del singolo individuo. Trasformare un sentiero che porta al divenire eterni come patrimonio di una cultura e di un popolo è un'operazione grandiosa. Ancora più grandioso è quando quel sentiero rappresenta la base attraverso la quale quel popolo guarda e si relaziona col mondo. Un sentiero non appare all'improvviso, un sentiero si forma e si costruisce a mano che gli esseri umani, trovandosi davanti a situazioni diverse, scelgono di risolvere la situazione in questo o quel modo. Un sentiero si forma quando l'essere umano, attraverso la sua scelta, fa delle soluzioni un centro di energia vitale, cosciente di sé, capace di attrarre altri esseri umani verso quella scelta. Scelta dopo scelta, fatta da esseri umani diversi, da generazioni diverse, il sentiero prende forma, coscienza e consapevolezza. Gli esseri umani, relazionandosi con quella forma e quella consapevolezza, rafforzano la propria coscienza di sé, per relazionarsi col mondo circostante. Il sentiero è composto da nodi, coscienti di sé, centri di energia vitale dei quali l'essere umano attinge e versa ogni volta che compie un'azione o una scelta. Non è un maestro o un essere umano che si incamminano per formare quel sentiero, ma fu un intero popolo o una quantità tale di esseri umani da essere considerata l'intero popolo. Il mio scopo non è quello di scrivere l'intero sentiero, questo in gran parte è andato perduto. I veggenti non scrivevano quanto a loro appariva ovvio, solo oggi, dominati dalla ferocia cristiana, è necessario scrivere per rigettare la miseria morale con la quale il cristianesimo costruisce il campo di sterminio degli esseri umani. L'esistenza del cristianesimo poté avvenire perché quel sentiero è stato distrutto, poté avvenire perché qualcuno lavorò per rendere mute le fonti, poté avvenire perché qualcuno decise di annientare Silvano, Fauno, Giove, Nettuno, poté avvenire perché qualcuno voleva uccidere il cuore degli esseri umani. Il mio scopo è quello di cercare le tracce di quel sentiero, cercare i nodi attraverso i quali quel sentiero, i nodi attraversati da quel sentiero e svegliare le coscienze di sé che lo compongono. Una coscienza può diventare muta, qualora non si relazioni più con gli esseri che l'hanno costruita, ma una coscienza formatasi dall'attenzione del fare dell'essere umano non scompare qualora qualcuno compia quelle stesse scelte per le quali quella coscienza esiste. I nomi non sono importanti, importante è la direzione e la finalità delle scelte. Il sentiero si forma allo scopo di trasformarsi in patrimonio dell'intero popolo o specie nella quale quel sentiero è venuto formandosi. Oltre alle poche tracce che ci permettono di individuare la forma del sentiero e da aggiungere la pochezza delle fonti a mia disposizione, pertanto non sarò mai in grado di dire: ecco, questo è il sentiero dorato, ma potrò dire: ecco, queste sono cose del sentiero dorato. Fin da ora chiedo scusa al sentiero stesso. Io sono quello che sono e anche se lo scopo del mio fare è diventare eterno, le condizioni dell'esistente limitano il mio fare teso a raggiungere quello scopo. Un apprendista stregone plasma se stesso nei confronti dell'esistente, percorrendo il suo sentiero. Mentre percorre il sentiero, quando l'apprendista stregone è stanco, il sentiero corre in suo aiuto. Ecco perché l'apprendista stregone è il sentiero, e il sentiero è l'apprendista stregone. L'apprendista stregone arricchisce il sentiero percorrendolo, e il sentiero cerca apprendista stregoni dai quali farsi percorrere. La premessa del sentiero d'oro è questa. Il sentiero non può, il sentiero si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé. Ogni parte del sentiero è coscienza di sé,
l'insieme delle sue parti sono consapevoli di sé. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrano. Egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso. Egli non detta le priorità. Egli non detta le specificità. Egli non detta gli obblighi. Egli non detta i nomi attraverso i quali definire questo o quella coscienza di sé. D'altro canto, io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare, con le mie scelte. Il sentiero è libertà sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero, nel suo insieme, è l'anticristo. Come anticristo è ogni respiro che aneli alla libertà. Può essere che quel respiro a volte, anziché aria ricca d'ossigeno, respiri gas velenosi. Può essere che debba soffrire d'asma, ma il suo fine, il suo divenire, è una libertà totale come risposta alle necessità dell'essere umano. Del sentiero d'oro, poi, ne avete ascoltati alcuni passi quando feci la prima sigla per le trasmissioni di Magistra Gonaria Paganesimo, e in quella sigla mettevo una parte del sentiero d'oro. Necessità fu origine dello spazio dei mutamenti. Necessità condusse fato e fato divenne necessità. Necessità insegnò a fatto come libertà si ossequia a necessità ed egli fatto sia necessità di ogni essere nella ricerca della libertà. E così via, dove fatto conduce l'essere umano e l'essere diventa via via ogni divinità. L'essere umano diventa Marte, diventa Venere, diventa Bacco, diventa Saturno, diventa Cerere, diventa Flora, Bellona, Bonadea, Cacca, Carna, Februa, Furina, Gioventù, Giustizia, Fede, Feronia, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè ogni volta che l'essere umano tira fuori quel fare che appartiene a quel divino, quell'essere umano diventa quel divino. Dopodiché, fatto, continua sempre all'interno del sentiero d'oro, conduce l'essere alla presenza. Cioè esistono degli enti divini, delle coscienze divine che si sono formate prima dell'essere umano e assieme all'essere umano. E allora l'essere umano va alla presenza, però quando l'essere umano va alla presenza di Silvano, impone la sua volontà a Silvano. Solo se l'essere umano è in grado di imporre la sua volontà a Silvano, Silvano insegna all'essere umano come esseri animali ed esseri vegetali siano uno, con lo stesso fine e lo stesso divenire. E così, quando l'essere umano si trova davanti a Fauno, cioè gli esseri umani esistono prima dell'essere umano, o quando l'essere umano si trova davanti a Iove, oppure quando l'essere umano è alla presenza di Vesta, tipo le Vestali che abbiamo letto stasera, fatto conduce l'essere e l'essere alla presenza di Vesta, l'essere impone la sua volontà a Vesta, cioè davanti al divino noi imponiamo il nostro divino, non ci sottomettiamo. Vesta insegna come la costruzione nasce dal fuoco e come l'essere deve curare il fuoco che arde dentro di sé per costruire il suo essere luminoso. Per cui l'essere umano è davanti a un divino, però quando è davanti al divino impone la sua volontà al divino, impone il suo essere divino. E poi andiamo ancora avanti, sempre col sentiero d'oro, e troviamo che l'essere umano si trova davanti ai suoi nemici. Fatto conduce l'essere e l'essere individua i suoi nemici. E quali sono i nemici dell'essere umano? Sono tutti coloro che impediscono all'essere umano di sviluppare il Dio che ha dentro. Sono tutti quei guardiani messi davanti all'albero finché l'essere umano non colga dall'albero della vita eterna. Questi sono i nemici dell'essere umano. E uno di questi è Virbios. Virbios è colui cui scopo è piegare l'essere e la sua coscienza ai propri scopi, ai propri fini, ai propri desideri. Virbio, incapace di estrarre potere da sé, deve togliere il potere di essere ad ogni essere esistente, deve togliergli il sapere, deve togliergli la conoscenza, deve togliergli la consapevolezza, deve togliergli l'abilità delle sue mani. Oblio è il suo mezzo d'azione. Come si combatte Virbio? Coltivando ed estendendo alla propria specie ciò che Virbio odia, cioè sapere, conoscenza, abilità delle mani, voglia di esistere, voglia di affrontare la vita. E poi un altro nemico sono gli incubi, un altro individuo è Mors, un altro nemico è Orco, per esempio. Fatto conduce l'essere e l'essere individua Orco come nemico. Orco è la trasformazione dell'essere da un'esistenza fondata sul potere di essere a un'esistenza fondata sull'appropriazione del potere di altri esseri, del loro divenire, del loro sapere, dell'abilità delle loro mani. E allora come si combatte Orco? Continuando a sviluppare la propria conoscenza, il proprio sapere e l'abilità delle proprie mani,
anche quando appare più semplice e comodo portarlo via ad altri esseri della propria specie. E così via. L'altro fatto conduce l'essere un altro nemico, un nemico terribile, il più nero di tutti forse, ed è pace. Fatto conduce l'essere e l'essere individuo a pace. Pace è la costrizione dell'essere nelle contraddizioni. Stai buono, stai tranquillo, non ti muovere, ma chi te lo fa fare? Questo è l'orrore di pace. Pace è l'imposizione all'essere di non prendere nelle proprie mani la soluzione delle contraddizioni, ma di subirne passivamente lo sviluppo. Pace è il non sviluppo del potere di essere nell'individuo. Come si combatte pace? Impedendo al potere di avere di imporre agli schiavi a cui ruba il pane dalle loro mani, costringendoli ad alimentarlo col sudore delle loro fronti. E poi Virbius, e poi Mania. E a quel punto il fatto continua a condurre l'essere umano. Ma l'esfatto ha condotto gli esseri. Gli esseri hanno costruito con la loro attenzione e il loro fare le basi di sviluppo della propria conoscenza e della propria consapevolezza, affinché nessuno dimentichi ed ogni essere attinga. Quante basi si sono scordate, quanti punti d'appoggio ci sono su cui da tempo immemorabile l'attenzione non si appoggia più. Ma per quanto possiamo, ricordiamo. Così il dimenticato riprende vigore, così il dimenticato riprende a distribuire la propria energia, così il dimenticato risveglia la propria coscienza e la propria consapevolezza in quella forma che fu. E passiamo alla seconda parte del sentiero d'oro, dove il fatto non conduce più l'essere, non conduce più l'essere umano, ma conduce i divini. E allora il fatto conduce Terminius. Terminius prende gli esseri umani per mano, portandoli all'inizio e alla fine dei mutamenti. Dal fare, da quel fare, Terminius dà e riceve vigore. E così per Silvano, Fauno, Vacuna, Veiove, Venere, Vertunno, fatto conduce Vertunno. Vertunno prende gli esseri umani per mano e li porta a cambiare, mutare i meccanismi dell'esistenza. Dal fare, Vertunno dà e riceve vigore. Fatto conduce Vesta, Vesta prende gli esseri umani per mano, immergendoli nel fuoco che genera. Dal fare, Vesta dà e riceve vigore, e avrete sempre questo dare e ricevere, dare e ricevere. La relazione con i divini, con i divini che ci circondano, sia con i divini in sé che con le tensioni divine, dividiamo pure queste due cose, danno e ricevono. Il divino si rafforza, l'essere umano si rafforza. La relazione è la contraddizione è vita, sempre. Sempre, meno che quando l'essere umano trova i nemici. Quando l'essere umano trova i suoi nemici, ecco che allora dal fare il nemico prende vigore. Per esempio abbiamo Morse, fatto conduce Morse, Morse prende gli esseri umani per mano portandoli a mettere fine allo sviluppo della propria coscienza di sé. Dal fare Morse riceve vigore, ma gli esseri umani finiscono, non hanno futuro. Orko per esempio, fatto conduce Orko, Orko prende gli esseri umani per mano portandoli a diventare nulla. Annientare il proprio divenire. E proprio da quel fare Orco riceve vigore. E come pace, fatto conduce pace, pace prende gli esseri umani per mano, portandoli a sottomettersi alla contraddizione, rinunciando ad esercitare la volontà. E da quel fare pace riceve vigore. Pace, ma non l'essere umano. Mentre invece abbiamo per esempio Pomona, fatto conduce Pomona, Pomona la ninfa prende gli esseri umani per mano portandoli a farsi venere nei confronti dell'oggettività per percorrere il proprio sentiero e sviluppare la propria coscienza di sé. Da quel fare Pomona dà e riceve vigore. E così via, fino alla fine di tutte le immagini della divinità che vi ho letto nel sentiero d'oro. Ebbene, questo sentiero d'oro, questa Devotio, mi appartiene perché è mia ed è sacra per me stesso, non è sacra per gli altri. Cioè gli altri non hanno vissuto quello che ho vissuto io, però io la do ad esempio, cioè gli altri possono prendere quello che faccio io, manipolarlo e farlo diventare per se stessi, trasformandolo per quello che loro sono e usarlo per costruire il loro futuro. Questo è ciò che devono fare. Non si prendono mai le cose per come sono, sarebbe una verità a cui piegare gli individui. E nel paganesimo non esiste una verità a cui piegare gli individui. E arriviamo alle conclusioni del sentiero d'oro. Fatto conduce il sentiero d'oro mentre spinge gli esseri di ogni specie, le coscienze di ogni tipo a proseguire nella sequenza di mutamenti per diventare eterni. Quando guardo le coscienze,
mentre prendono per mano gli esseri umani, vedo i sentieri di queste coscienze intersecarsi col sentiero d'oro, come se il loro fare relativo agli esseri umani fosse un'infinitesima parte del loro sentiero. Quanti esseri umani tentarono di imboccare quei sentieri? Essi divennero esseri lupo, sorano, vagarono nell'oscuro di Tellus diventando proserpina, divennero esseri lucertola trasformandosi in pistore o diventarono natura seguendo le orme di Flora e di Pomona o ancora si immersero nel cielo diventando Giove o nel mare diventando Nettuno. Il sentiero dell'essere umano è il sentiero dell'essere umano. Quel sentiero può intersecare tutti i sentieri dell'universo, percorsi dalle varie coscienze di sé dell'universo. L'essere umano può farsi coscienze di sé con le quali si relaziona a percorrere il proprio sentiero, ma la via della conoscenza, il sentiero d'oro, è solo uno e l'essere umano per diventare eterno deve percorrerlo fino in fondo. Lo deve percorrere come essere umano perché essere umano è divenuto. E come essere umano deve fondare il proprio divenire come essere eterno. Si cambiano pure i nomi, si aggiungono ancora 100.000 nodi, a me sconosciuti o inconcepibili, si cambiano pure l'ordine dei fattori, questo è il sentiero d'oro della specie umana. L'unico scopo del sentiero d'oro è lo sviluppo della coscienza di sé della specie umana, nel suo insieme e per i singoli esseri. L'unico scopo del sentiero d'oro è svilupparsi in funzione dello sviluppo della specie umana. Per il quale la specie umana sviluppò una coscienza di sé ed è quello di diventare eterna. Il sentiero d'oro è l'anticristo. Questo è l'anticristo. Ricordatevi questo. Quando voi sentirete parlare dell'anticristo da un cristiano, penserà il suo Dio padrone come buono, mentre sta uccidendo chi non si può difendere. Quando sentirete parlare dell'anticristo da un pagano, è il farsi libertà del mondo, il farsi libertà di quello che è nel circostante e riversarsi sull'essere umano affinché costruisca la sua libertà, perché la libertà del singolo essere umano è la libertà del mondo. E come libertà non intendo quella che dice dove comincia la mia finisce la tua e viceversa, quella è una cazzata. Intendo la rimozione di tutti quegli ostacoli che impediscono lo sviluppo del potere di essere della persona. E come potere di essere intendo la capacità della persona, incapacità psicologica, capacità emotiva, capacità magica, capacità del soggetto, capacità della vita, capacità del quotidiano di espandere se stesso, di usare la sua volontà e le sue determinazioni di relazionarsi col mondo. Con questo io ho finito la lettura del Sentiero d'Oro e la sua presentazione. Ho finito la lettura del Sentiero d'Oro. Il Sentiero d'Oro, vi ricordo che è un libro che può essere preso tranquillamente in libreria, alla libreria Tolpada, può essere chiesto alle Edizioni Mediterranee, può essere chiesto a me, ne esistono vari tipi, stiamo tagliando i prezzi se a qualcuno interessa. Vediamo un attimo, mi riservo sempre di buttare giù le telefonate. Pronto? 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 Sì? Claudia, senti, io volevo capire un attimo come si fa a diventare pagani. Una domanda stupida, forse, ma Allora, quale possibilità ha l'uomo per diventare, come dici tu, quali tecniche ci sono, qualcosa ci sarà, non so. non esiste nessuna. Posso mettere giù? Sì, certo, sì, io Ciao. parlo. Ciao, ciao. Allora, cosa si fa per diventare pagani? Allora, prima di tutto, la prima cosa da fare è sottrarsi dalla sottomissione del Dio padrone. E questo è il primo percorso da fare, cioè sottrarsi dalla sottomissione. E secondo, cominciare a pensare che il mondo che ci circonda è fatto uguale a noi, è fatto da esseri uguali a noi, da coscienze uguali a noi, che come noi stanno cercando di costruirsi. Ecco, questo è l'inizio. Quando si comincia a lavorare per sottrarsi dalla sottomissione, si comincia a pensare il mondo che sia uguale a noi, cioè fatto con le stesse tensioni, con gli stessi desideri, con le stesse pulsioni, le stesse tensioni, insomma, non c'è altro da aggiungere. Bene, ci si è già tolti dal centro del mondo, non si è più creati ad immagine e somiglianza del Dio padrone, ma si è noi protagonisti all'interno della natura. E protagonisti all'interno della natura non significa padroni della natura, ma significa in relazione con la natura.
Questo è l'inizio. Il crogiolo dello stregone che io vi ho letto, il primo crogiolo dello stregone che vi ho fatto l'anno scorso, è un passo per sottrarsi dalla sottomissione. Cosa succede? Succede che sottrarsi dalla sottomissione è un atto di stregoneria. Cioè, per levare il condizionamento educazionale che ha portato l'essere umano ad interiorizzare i concetti come Dio padrone, i concetti come la Madonna buona, il concetto come Gesù di Nazareth che è buono, il concetto che il prete forse potrebbe aver ragione, cioè, tutte queste cose che sono interiorizzate sono atti di magia nera. Per rimuovere questi atti di magia nera occorre prendere nelle proprie mani la propria vita. Però non serve spiegarlo, non serve dirlo. Anche se ci si ragiona sopra e si dice, beh, io ho ragionato, in realtà noi queste cose le abbiamo dentro. Occorre un grosso sforzo per rimuovere queste cose. Occorre una grossa potenza. Per sviluppare questa potenza io ho messo a punto il crogiolo dello stregone, la prima parte. Dopodiché ve lo potete anche analizzare il resto. Comunque, per essere pagano è sufficiente pensare al mondo che ci circonda uguale a noi. Cioè, noi non siamo padroni del mondo creati di magia, cioè non siamo la roba meglio che la natura ha prodotto. Noi siamo parte dello sviluppo della natura. E basta. Questo è il primo passo. Dopodiché tutti gli sviluppi successivi, tutto il proprio essere pagano, appartiene alla singola persona, perché ogni singola persona ha proprio la possibilità di sviluppare il suo sentire a modo suo. Cioè, non esiste un sentire che sia uguale a tutti. Cioè, io non potrei dire tu sei pagano, tu non sei pagano solo perché tu senti una cosa e tu senti un'altra. Per esempio, l'esempio più semplice da fare è la percezione dell'essere terra, la percezione del pianeta. La maggior parte dei pagani che voi trovate in giro percepiscono il pianeta come terra madre, cioè come Maya, cioè come generatore della natura, e percepiscono la terra come terra madre. Io invece percepisco l'essere terra come mutamento, come trasformazione. Per cui esiste già due modi diversi per percepire il pianeta su cui noi poggiamo i piedi, e tutti e due sono importanti, cioè tutti e due sono dei modi nobili per percepirlo, per sentirlo. Uno non è migliore o dell'altro, è solo che io personalmente ho delle caratteristiche e altre persone hanno delle altre caratteristiche. Io ho costruito quelle caratteristiche in 40 anni di lavoro praticamente, perché ormai non posso neanche più distinguere il prima di essere apprendista stregone o il dopo di essere apprendista stregone. Mi accorgo che c'è un filo rosso nelle cose che mi hanno portato ad essere ciò che sono, cioè un filo conduttore, diciamo, altrimenti non sarei ciò che sono. Però le due cose essenziali, le due cose fondamentali è sottrarsi dall'assoggettamento e cominciare a pensare il mondo che ci circonda come un'entità vivente, uguale a noi, cioè senza mettersi in ginocchio davanti a nessuno. Queste sono le prime due cose. Dopodiché, e tanto più violentemente è stato interiorizzato l'assoggettamento cristiano, e tanto più dura, tanto più difficile sarà uscire fuori dal pensiero di essere creati ad immagine e somiglianza di un Dio padrone. Magari si trasforma, magari non è più il Dio che ha distrutto Sodoma e Gomorra, ma è un padre buono, premuroso rispetto ai figli, magari sei un padrone che non bastona il servo, ma sei più buono, magari sei quello che ti promette un paradiso, se ti sei buono. Cioè, tante cose, però è sempre quello il concetto, è sempre quella macina. E il suo ruolo è quello di impedire all'essere umano di percepire il mondo come essere vivente. Proviamo a telefonate, è sempre pronto a buttare giù però. Pronto? Chi parla? Dimmi. Ti volevo chiedere una cosa. Allora, non potrebbe essere che questa nostra terra non sia altro che una specie di madre per poi, attraverso l'uomo, con i secoli, i millenni, eccetera, portarlo a diventare, essere un nuovo Dio? Domanda, Ciao, metto giù. Ciao, grazie. Allora, il problema è questo. Le coscienze della natura, cioè ogni essere, dal verme al virus, al batterio, all'albero, l'essere umano, l'elefante, l'essere virus dovremmo dire, sono dei. Cioè, hanno le tensioni della vita, cioè le tensioni della vita qualificano se un essere è un Dio o non è un Dio.
L'essere terra è un dio esattamente come ogni altro essere della natura, sia un verme, un virus, un uomo, una donna, cioè quello che volete. Cioè è la stessa cosa. Il problema è questo, che l'essere terra spinge la sua energia vitale verso l'esterno, l'essere sole la manda verso la terra e anche gli altri pianeti, eccetera. Cioè l'energia vitale pervade l'intero universo. Quando l'energia vitale trova delle condizioni favorevoli, tende a costruire in qualunque modo possibile coscienza, diventare consapevolezza. Praticamente l'energia vitale separa se stessa come cosciente di se stessa da quello che è incosciente, cioè separa la cosciente, il cosciente dall'incosciente. Questo modo di separazione avviene in tanti modi, ci sono gli esseri solo energia, ci sono i pianeti, ci sono le galassie e ci sono, noi qui conosciamo, gli esseri della natura come noi li conosciamo. Probabilmente su un altro pianeta, condizioni diverse, hanno costruito delle coscienze completamente diverse. Però il fatto di pensare all'essere umano come un prodotto particolare della Terra, è già questa è una deformazione del concetto cristiano. Cioè, in pratica, è come se l'essere umano fosse l'ultima fase, l'ultima costruzione del pianeta, cioè la fase più evoluta del pianeta. In realtà non è la fase più evoluta del pianeta, non è assolutamente questo. L'essere umano ha delle caratteristiche particolari, come hanno le caratteristiche particolari ogni altro essere della natura, solo che le caratteristiche che abbiamo noi in questo momento sono vincenti e stanno un po' saccheggiando gli altri esseri della natura. E purtroppo l'essere umano è un'altra cosa, si mette in ginocchio, cioè attraverso la ragione ha costruito un'isola di descrizione all'interno dell'universo della percezione e pretende che quest'isola che lui descrive sia il tutto. E purtroppo questo è un grosso handicap, cioè è un'arma per costruire la vita in un certo modo, però allo stesso tempo è un handicap perché tende a separarci da quello che è l'insieme della vita. Per cui io toglierei il fatto che lo scopo dell'essere terra è l'essere umano. Lo scopo dell'essere terra è sviluppare la natura nel suo insieme, perché la natura nel suo insieme lì riversa energia, cioè riaccelera energia vitale, cioè trasforma l'energia vitale stagnata in energia vitale veloce che diventa coscienza, e questo protegge un po' la terra dall'energia vitale che arriva dal sole e viceversa. Per cui ci starei un po' attento, insomma, a fare questo discorso. Io preferisco fare, anche perché è un discorso che è degenerato proprio dal punto di vista della religione monoteista, che mette scopo della creazione l'essere umano, per cui scopo del fare della terra è l'essere umano. Non mi piace sinceramente questo discorso, non mi piace. Certo che l'essere umano ha delle caratteristiche, ha le mani, ha un modo per affrontare la vita che ha costruito la ragione e ha tutta una serie di possibilità che sembra altri esseri non hanno. Però ricordiamoci sempre che è il gorilla che ha imparato il linguaggio dell'essere umano, ha imparato a esprimersi come gli esseri umani. Non è l'essere umano che ha imparato il linguaggio del gorilla. Cioè, ci starei un po' attento a pensare all'essere umano come una roba particolare. Certo che ha le mani e si mette in ginocchio. E sono due cosette che potrebbero fare molto, molto danno. E specialmente per l'essere umano, perché se distrugge l'atmosfera, voglio vedere poi come respira. Va bene, io spero di aver chiarito abbastanza i concetti per quello che mi è stato possibile. Vorrei dire un'altra cosetta ancora. Dalla prossima trasmissione, a quest'ora, dalle 19 alle 20, prenderemo in mano un argomento che è diverso da questo. Io cerco di alterare quelli che sono elementi di stregoneria, quei elementi pagani e elementi della pulsione di morte, cioè la descrizione della pulsione di morte, la descrizione in pratica di quello che è il cristianesimo, il cattolicesimo, eccetera. C'è una risposta che avanzava Gianni dall'altra trasmissione a quest'ora, no? Mi diceva, ma Claudio, tu parli sempre male, diciamo così, del cristianesimo, vorrei che sentire anche dei musulmani, dei buddisti, degli altri, no? Io ci ho riflettuto, ma era già parecchio tempo, perché non faccio un'operazione del genere? Poi mi sono guardato attorno e ho detto, ma cavolo, io chi sono? Cioè io non sono uno studioso di religioni. Io sono un apprendista stregone che cerca di capire quello che succede.
Per cui se io faccio la stessa critica che faccio al cattolicesimo per i musulmani, dovrei andare come minimo a vivere 20-25 anni fra i musulmani per riuscire a comprendere i meccanismi che si formano la pulsione di morte fra i musulmani e riuscire a chiarirli in questo. Per cui è un casino in effetti, è un casino. Cioè il mio scopo non è quello di costruire una cultura nel senso una cultura libresca. Il mio scopo è, anche se lavoro con i libri chiaramente, cioè il mio scopo è quello di riuscire a costruire un sistema di vita, un modo per affrontare la vita e per guardare la vita, cioè un meccanismo praticamente, cioè non dico cose, ma cerco di mettere in evidenza il meccanismo con cui le cose funzionano. Dopodiché si può fare infinitamente meglio di quello che faccio io, questo è sicuro. Io sto facendo uno sforzo enorme per trasferire il sentire della stregoneria in qualcosa che è concepibile. Sto facendo veramente una fatica spaventosa, almeno per me è una fatica spaventosa, per altri magari potrebbe essere più semplice. Solo che la stregoneria e il paganesimo in questo momento hanno a disposizione me, non hanno a disposizione altri purtroppo. E niente, abbiamo fatto la prima volta che abbiamo parlato. In queste trasmissioni abbiamo fatto un lavoro di stregoneria, mi ricordo il libro dell'Anticristo che è un lavoro di stregoneria ed è tutti i principi base della stregoneria e del paganesimo. Poi abbiamo fatto la quarta parte del Gesù di Nazareth e l'infamia umana, cioè abbiamo detto la relazione che esiste fra Gesù e i farisei e come la Chiesa Cattolica lo ha applicati nella vita. Cioè nella vita nella gestione del suo potere, diciamo, quegli insegnamenti, per capire esattamente la lettura reale di quegli insegnamenti. Adesso abbiamo fatto il sentiero d'oro che era la lettura, la parte della stregoneria dei magi della religione romana, cioè il passaggio dalla stregoneria al paganesimo. Esiste, adesso andremo avanti e farò la seconda parte del Gesù di Nazareth, l'infamia umana. La seconda parte del Gesù di Nazareth, l'infamia umana, consiste praticamente nel raffronto di alcuni aspetti che sono comuni ai vari Vangeli, cioè alcune affermazioni, cioè alcune situazioni o affermazioni comuni ai vari Vangeli vengono messe insieme e commentate. Vi ricordo che il Gesù di Nazareth, l'infamia umana, è il mio percorso di costruzione del pensiero, della ricerca del pensiero cattolico. Quel percorso di costruzione è cominciato nel 1989, cioè nell'89 ho scritto la prima parte di Gesù di Nazareth, l'infamia umana, che doveva essere la sesta parte del libro dell'Anticristo. Dopodiché è diventata una cosa a sé perché mi sono accorto che le cose da dire sono talmente tante che non aveva senso lasciarlo nel libro dell'Anticristo ed è diventato un lavoro a sé stante. Un lavoro a sé stante che va avanti dall'89, per cui esiste all'interno del Gesù di Nazareth e dell'infamia umana, esistono tanti modi di porsi a seconda di come vedo le cose e di come io mi trasformo. Cioè, esistono degli aspetti in cui dico, partiamo dal presupposto che Gesù di Nazareth esista. Esistono degli altri aspetti invece che dicono, partiamo dal presupposto che è solo un'operazione politica, partiamo dal presupposto che non è mai esistito. Cioè, esistono tante sfaccettature, ma talmente tante, che diventa un lavoro abbastanza complesso. Nel lavoro che sto facendo adesso, sempre su Gesù di Nazareth e l'infamia umana, ho aggiunto la quinta parte, cioè è composto da cinque parti. Sto preparando i libri e spero fra 10 giorni di poterli portare in libreria Sottomondo, via Tolpada. Questo libro, Gesù di Nazareth e l'infamia umana, ha una caratteristica molto particolare. Questo libro, io l'ho quasi sempre regalato. Gli unici che me l'hanno comperato, cioè che mi hanno dato soldi, a parte tre o quattro persone, credo, cioè quattro persone che seguono abbastanza le trasmissioni, lo hanno comperato quelli del GRIS, quelli del CIS, cioè praticamente l'hanno comperati i cattolici, cioè i cattolici se lo sono comperati per vedere dove mi potevano attaccare, cosa c'era che non andava. Come mettermi sotto, vedere quali ingiurie facevo. Per cui quel Gesù di Nazareth, l'infamia umana, sta girando credo da 3 anni, 4 circa, e viene abbastanza letto, studiato. Insomma, ma comunque, diciamo
di tutti quelli che ho venduto avrò fatto se no l'1% delle spese che ho avuto per, soltanto dal punto di vista materiale. In ogni caso, cominceremo la seconda parte del Gesù di Nazareth, l'infamia umana, che è fatto da raffronto di vari aspetti che ci sono nei vari Vangeli. Per esempio c'è l'episodio del fico, c'è l'episodio quando è crocifisso, c'è l'episodio del profumo, c'è l'episodio, a memoria così non me ne ricordo. Ci sono comunque 10 episodi, comuni abbastanza, insomma 3-4 Vangeli, quasi sempre 3 però, perché si avvicina a 3 più che il quarto di Giovanni, un po' diverso come Vangelo. E cominceremo a fare questo. Finito quello, cominceremo a fare un altro libro di stregoneria, oppure andremo avanti con ciò che porta a diventare termine della religione romana o qualcos'altro. I libri che io ho scritto finora, a parte di Tommaso Giuda, l'ultimo stregone pagano che è ancora in lavorazione, sono 7 libri praticamente. Può darsi che un giorno o l'altro cominceremo a leggere anche la teoria della filosofia aperta. Questo è quanto. Ora, riprendendo un attimino i discorsi che sono venuti fuori oggi, nella prima parte della trasmissione, e il discorso in particolare che aveva fatto il radioascoltatore sul discorso degli angeli, dicendo sì, tu sei qua, stai in un paese civile, stai bene, perché bene o male, insomma, non vivi male. E tu sogni di avere un angelo che ti protegge, mentre esistono miliardi di persone che vivono nella merda e che non hanno l'angelo. Chiaramente questa è un'incongruenza, è un'incongruenza fortissima che dovrebbe far pensare parecchio, e a questa incongruenza è stata continuata da un altro radioascoltatore, Gianni, che diceva, guarda, il discorso dell'angelo è un discorso psicologico della persona, cioè la persona ha bisogno di pensare all'esistenza di angeli che la proteggono, cioè all'esistenza di qualcuno, di qualcosa di esterno che provveda a lei, ed è una questione psicologica. Io affermo che è una questione di magia, cioè incapacità delle persone di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita e di essere propositive in questo, non tanto mi sono responsabile di quel che faccio, ma vado all'attacco, cioè io vivo per costruire, cioè io impasto la malta, io faccio i mattoni, io faccio la costruzione della mia vita. Questa è la mancanza di responsabilità, non tanto che se mi fa sbatta con la macchina devo essere responsabile, o se faccio qualcosa devo essere responsabile. È proprio un modo di vivere, il sistema di vita in cui una persona comincia a lavorare sui mattoni, cioè comincia a costruire se stessa, a plasmare se stessa. Questo è il essere responsabili della propria vita. E chiaramente se esiste un'entità esterna, se esiste qualche entità esterna a cui fare riferimento, questa responsabilità della vita viene meno. Viene meno perché c'è sempre questo riferimento, c'è sempre questo qualcuno che ti può aiutare, qualcuno che ti aiuta. La macellaia dell'India andava a dire a quelli che stavano crepando di cancro, pensa quanto bene che ti vuole Gesù. Pensa quanto bene che ti vuole Gesù, mentre stavano soffrendo come delle bestie. Per cui tenete ben presente tutti questi aspetti, perché anche se voi dite, e questo noi siamo critici rispetto per esempio alla New Age e a tutte le altre forme, anche se uno dice, ma io credo negli angeli, ma non nel prete, sa, perché il prete sono dei disgraziati, fai schese, ricco, eccetera, però sai in fondo in Dio che credo, nell'angelo che credo. In realtà voi non è che combattete il prete, cioè voi aiutate in questo il prete, perché voi non separate voi stessi da quello che è la Chiesa Cattolica, cioè non separate voi stessi proprio nel senso di costruire la vostra vita, non date un contributo al sistema sociale in cui vivete. Però se nello stesso tempo, siccome non vi piace quello che fa il prete, quello che fa la Chiesa, non vi piace perché effettivamente cose orribili, cose brutte, co cose che danno anche fastidio sotto certi aspetti, a parte quelli che sono perfettamente d'accordo, cioè non separando voi stessi da tutto questo, in realtà voi lo state aiutando, cioè aiutate a costruire quella definizione di Dio, quella definizione dell'angelo, quella definizione della sottomissione che è accettabile. Però
Siccome voi non siete propositivi, cioè non siete come quelli che dicono no, io da te mi separo perché tu fai a quel paese, succede che in realtà voi state cercando di far passare, di far accettare un'immagine di Dio, che non è quello di quello che va a distruggere Sodoma e Gomorra, ma in fondo è un Dio buono. Bene, quel giorno che la Chiesa Cattolica avrà sufficiente potere per dominare la vita, per dominare i sistemi sociali, lei rialzerà i roghi e potrà rialzare i roghi proprio perché voi avete detto ma in fondo Dio è buono, ma in fondo che è l'angelo, ma in fondo che è questo. Cioè questa è l'ultima riserva che ha la Chiesa Cattolica per poter distruggere gli esseri umani. Nel frattempo cosa fa la Chiesa Cattolica? Fa santo un massacratore, un macellaio, un assassino. Nello stesso tempo riabilita un altro assassino, Torquemada. Nello stesso tempo, attenzione, lei riabilita Campanella, Tommaso Campanella, perché Tommaso Campanella in fondo è sempre stato un cristiano. Per cui lei gioca, dico, eh sì, ma vedo, questo lo ho torturato per 20 anni, però me lo riabilito. Nello stesso tempo riabilita il torturatore, ma è il torturatore che è l'elemento principale, non Tommaso Campanella. E nel fare tutte quante queste operazioni, chiede scusa per i massacri di 200 anni fa e si prepara per i nuovi massacri. Cioè, prepara le condizioni per andare a massacrare tutti gli esseri umani che non si mettono immediatamente in ginocchio. Questa è l'operazione militare che sta facendo la Chiesa Cattolica. È chiaro che Hitler si poteva fermare in birreria, cioè le prime squadre naziste potevano essere fermate. Perché? Perché nei discorsi, nel modo di essere, nel modo di porsi, nel modo di agire, c'era già quello che sarebbero diventati i campi di sterminio. E oggi è possibile fermare la Chiesa Cattolica prima che alzi i roghi. Mi riservo sempre di buttare giù le telefonate. Pronto? Guardi, so che sei passato. E questo è quello che è in corso. Molto bene. Io chiudo la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vedo che sono arrivati i miei amici che prendono i microfoni dopo di me. Ci risentiamo giovedì prossimo alle ore 15. Continueremo il discorso sul crogiolo dello stregone. Parleremo del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e a risentirci giovedì prossimo alle ore 15. Dopo. Io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza, e a risentirci a giovedì prossimo con Radio Gamma, la più grande radio del Veneto.